Ciao a tutti! Oggi prepareremo i pitoni tradizionali messinesi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, semola, sale, olio, zucchero, lievito e acqua. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale il lievito, l'acqua, il sale, scusate, lo zucchero e sciogliamo il tutto per 1 minuto e 30 secondi (37 gradi), velocità 4. Adesso, dopo aver sciolto il lievito, aggiungiamo la farina, la semola, il sale e l'olio. Facciamo impastare i bimbi per 3 minuti a velocità spiga. Adesso lasciamo lievitare l'impasto per mezz'ora all'interno del boccale. Trascorsa mezz'ora, andiamo a stendere un po' di semola sul nostro piano. Prendiamo un pezzo di impasto che andremo a stendere con un mattarello. Dopo aver steso l'impasto, andiamo a riempire il pitone con la scarola condita. Mettiamo il pomodoro. Andiamo a mettere l'acciuga. Il formaggio. Dopodiché andiamo a chiudere l'impasto. Aiutandoci con una forchetta. E adesso andiamo a friggere il nostro pitone. Pitone fritto messinese. Grazie e alla prossima ricetta.